Tra le scoperte letterarie di questo 2015 non vi ho ancora parlato di uno dei libri in rivelazione che mi è capitato ultimamente di leggere, Tutti gli altri di Francesca Matteoni. Un romanzo del quale non ero sicuro di riuscire a parlarne con giustizia, è stato un colpo al cuore, un'esperienza singolare, unica nel suo genere. Ho pensato quindi, insieme a Non riesco a saziarmi di libri, tra l'altro vi lascio il link del suo canale qua sotto, di far parlare direttamente l'autrice. Spero si tratti di una chiacchierata interessante, perché si tratta di un libro, che per me è stato prezioso e non faccio fatica a dirlo. Se avete poi domande, perplessità o quant'altro, scrivete tutto quanto sotto nell'info box che sicuramente risponderemo. Allora, ciao a tutti, io sono Andrea Pennywise e oggi siamo qui insieme a Diana di Non riesco a saziarmi di libri per parlare di Tutti gli altri, uno dei romanzi editi nella collana di Narrativa Tounoué. Abbiamo con noi Francesca Matteoni, ciao Francesca, Ciao a tutti, ciao. che è stata così gentile di accettare la nostra proposta. Tutti gli altri è stato per noi un romanzo doloroso, un romanzo del quale personalmente non sarei riuscito a parlare in video o anche sul blog, ed ecco perché io insieme a Diana abbiamo deciso e pensato di lasciar parlare Francesca. Quindi senza perdere tempo, magari farei partire Diana con la prima domanda. Allora, beh, innanzitutto il romanzo di Francesca è un romanzo molto particolare a partire dalla struttura, perché è un romanzo dove si intreccia la realtà con la fiaba, i ricordi con il presente e soprattutto è un romanzo in continua evoluzione, perché sembra quasi che Francesca faccia evolvere il lettore insieme al suo personaggio. E tra l'altro volevo chiederti a tal proposito del trama, perché sono state scelte alcune favole guida? Perché appunto il romanzo è tutta una serie di capitoletti sotto forma di racconti che raccontano l'evoluzione del personaggio, che in questo caso è il personaggio della scrittrice stessa, e del suo rapporto in evoluzione con la morte e tutto quello che è la sua percezione da bambina fino appunto all'età adulta. Volevo innanzitutto chiederti com'è stato parlare di qualcosa di così personale, quindi esporti in modo così personale e soprattutto come sono state scelte quelle che sono le favole guida che poi danno il titolo a quelli che sono i vari capitoletti o dei vari racconti, se vogliamo vederla sotto forma di racconti o sotto forma di un romanzo fatto da racconti. Romanzo per frammenti, Ecco. oppure romanzo per personaggi, ecco, probabilmente sì, che poi è quello che hai detto su. Allora, io vorrei partire da una cosa che hai detto che mi sembra molto importante e anche corretta, insomma, riguardo il mio libro. Cioè, ho cercato di portare il lettore fianco a fianco del personaggio, quindi di fare questa strada insieme al lettore, perché l'idea è che sebbene io lo abbia scritto, nemmeno io so come questa storia poteva andare a finire. È vero che buona parte, insomma, forse un 98% di quello che è lì dentro riflette a suo modo alcuni fatti del mio vissuto, però è anche vero che una volta diventato libro è un'altra storia. E nel mentre la scrivevo, nel mentre la ricomponevo, anzi, poi dirò perché, anch'io ero un po' persa, cioè, anch'io non sapevo che cosa sarebbe accaduto all'altra Francesca. E l'idea di fondo era che il lettore alla fine dovesse essere l'ultimo personaggio. I personaggi sono 15, ce n'è un sedicesimo appunto che è il lettore. Perché questo libro comunque ha una struttura circolare, si inizia cadendo nel sonno e si cade nel sonno con una storia che una bambina viene raccontando ad un'altra, che poi appunto scompare, non ritroviamo più Elisa negli altri frammenti, negli altri capitoli, perché Elisa sta ascoltando e con Elisa in qualche modo si identifica anche il lettore. E finiamo con un sogno, che è proprio il sogno della bambina, anche se nel mezzo sono passati 20 anni, e
E chissà che cosa accadrà al risveglio, soltanto il lettore, soltanto il destinatario ignoto lo può decidere. Riguardo il lavoro e i miei vari sentimenti di accompagnamento, questa è una domanda impegnativa, comunque proverò a rispondere in maniera più sincera possibile. Allora, il lavoro è un lavoro molto lungo, anche se il romanzo è breve, perché io vengo dalla poesia, non vengo dalla narrativa. Quindi non avevo preventivato di scrivere un romanzo, però ho accumulato tanto materiale in prosa, materiale più o meno autobiografico, che per me era il corrispettivo di quello che stavo scrivendo in poesia. Insomma, i temi, se uno apre una mia raccolta di poesia, riconoscerà alcuni personaggi e riconoscerà tanti temi, gli animali, l'infanzia, la fascinazione per il nord, per esempio, e il dialogo con i morti che non si lasciano mai davvero andare. E poi una volta concluso questo lavoro, mi sono trovata con un malloppo che poteva diventare un romanzo, e, appunto un romanzo per figure, per personaggi, e quindi è subentrato il lavoro di riscrittura, di taglio, di ripensamento, fatto anche grazie all'occhio di un editor d'eccezione che è stato Vanni Santoni, che aveva già letto il libro come da amico. Inizialmente il libro, quando ancora non era libro, insomma, era questo file enorme, e poi lo ha riletto da editor e mi ha accompagnato in questi 9 mesi, sono stati 9 mesi di ricomposizione e di scrittura. E devo dire che la prima volta, mentre scrivevo i vari racconti, allora erano solo racconti, non sapevo dove sarebbero andati a finire. Mentre ero a Londra o in Italia, insomma, principalmente l'ho scritto a Londra questo libro la prima volta, ero di fare pace con il mio passato. Ora io dico passato, ma la mia concezione del tempo è assai singolare, quindi è come se per me tutto fosse sempre presente, insomma, dipende proprio dalle rivelazioni, che fa giorno mi si manifestano, e però di raccontarmela in un modo più piano rispetto alla poesia, quindi non esorcizzare, non trasformare in rito quello che avevo vissuto, ma entrarci con un altro occhio, anche più pacato forse. Nel momento in cui ci ho rimesso mano una seconda volta, è stato più pesante, uno perché comunque il tempo ti cambia e a seconda della stagione in cui ti avvicini a te stesso o agli altri che hai amato, che hai incontrato, che hai detestato, non ha importanza, cambia la tua relazione. E poi perché comunque questo è un libro che ha a che fare moltissimo con la perdita. E proprio perché ha a che fare con la perdita, io spero, mi auguro, che alla fine trasmetta un senso di salvezza, cioè ci si salva soltanto se si è in grado di accettare che nella vita si perde sempre, e che nella vita si perde sempre, ma che la vita è, nonostante questo, bellissima. E dico questa parola banale, forse super inflazionata, però è così. La vita è un meccanismo estremamente complesso, come la letteratura, che alla fine si riassume in concetti molto semplici. Quindi sì, ecco, rifarci conti è stato rincontrare anche alcune persone che poi sono diventati personaggi, che sono stati trasfigurati, e sono stati trasfigurati a volte in altri personaggi che vengono dal mondo della fiaba o della letteratura per l'infanzia. Credo che più che fiabe vere e proprie, anche se la fiaba per me è molto importante, qui si tratta di personaggi comunque romanzeschi, e principalmente, non so se sentite il cane che abbaia, il cane del mio vicino che fa compagnia. Principalmente sono Pinocchio e Re della Giungla, in questo caso Peter Pan, e Pippi Calzelunghe, che va bene, che diventa proprio, che è quella più sfigurata, perché Pippi Calzelunghe è un personaggio gioioso, irriverente, che trasforma tutto in bugia e quindi in storia, e invece la Pippi Calzelunghe del mio libro,
insomma, è proprio distopica e va a finire nel peggiore dei modi possibili. Quindi mi piaceva il contrasto, ecco, l'attrito fra la figura fiabesca e la figura che poi io invece ho raccontato. Pinocchio, bene, è stato il mio libro dell'orrore, cioè il primo libro che ho letto alle elementari e è ancora il libro che mi ha spaventato più di tutti. Con il libro della giungla ho avuto proprio un rapporto formativo, e poi direi invece Peter Pan, e Peter Pan rappresenta un po' tutte queste figure incapaci di crescere o che non vogliono crescere o che cercano luoghi alternativi dove vivere. E c'è un'altra fiaba o comunque un altro libro per l'infanzia che non viene citato espressamente, però con cui ho molto a che fare, che è Alice, perché ecco, forse un altro nome per questa protagonista poteva essere Alice, insomma, alla fine è importante anche scrollarsi tutto di dosso come se fosse un mazzo di carte senza un grande senso. Io invece volevo parlare di influenze perché presumo che sia io che Diana, come tanti molti nostri iscritti di poesia, ne leggono poca. E quindi mi è venuto, mentre leggevo il romanzo, istantaneo pensare ad alcuni romanzi, che poi io li definisco romanzi perché possono essere inquadrati come romanzi, anche se in realtà sono raccolti di poesie, ad esempio l'antologia di Spoon River di Ella Master. Sì. Tutti quei libri che alla fine i più guardano con occhio indiscreto, ma che poi possono risultare veri e propri romanzi. E quindi mi chiedevo, e ti chiedevo, Francesca, qual è stato e come ti sei trovata in questo passaggio, se vuoi chiamiamolo compositivo, da raccolta di poesie a romanzo? Se ci sono state delle difficoltà, quali cambiamenti ci sono stati? Allora, intanto tu hai detto sei una cosa molto importante, cioè che ci sono dei libri di poesia che si leggono come dei romanzi. Perché sì, il libro di poesia ha, come anche il libro di prosa, insomma, in questo sono molto simili, diverse strutture. La difficoltà, semmai, spesso è per il lettore concepire il libro di poesia, no? Si pensa sempre alla poesia come qualcosa che sta su foglietti volanti o migranti. Invece no, esistono libri di poesia che hanno proprio una composizione corale, come appunto l'antologia di Spoon River, ma anche romanzesca. Per esempio, mi viene in mente, io ho letto come un romanzo, insomma, anche se è un libro di poesia, Gli strumenti umani di Vittorio Sereni. E il passaggio com'è stato? Beh, in realtà non c'è stato un grande passaggio, nel senso che io ho sempre scritto anche in prosa e da bambina ho iniziato con la poesia, ma scrivevo anche fiabe. Io scrivo fiabe molto dolorose, dove sono tutti i personaggi vanno incontro a vicende super tragiche, tipo un Andersen appenninico, ecco, senza però essere il grande Hans Christian Andersen. E la difficoltà quindi non è stato tanto scrivere. Perché come nelle poesie la mia idea era che la struttura, semmai, ci sarebbe stata a posteriori, però poi è stato riordinarlo. Quindi davvero in questo caso qui è stato fondamentale poter parlare e potermi affidare anche a Vanessa Antoni, perché lui è un narratore, io no, e anche se chiaramente ho difeso molto e a volte ci siamo anche presi il mio libro, le parti del mio libro che poi chiaramente ho ottenuto, però l'impianto narrativo o anche proprio piccoli trucchi, insomma, come li ha dati senza stravolgere affatto la mia materia perché è mia. E poi comunque è vero che il romanzo è un grande contenitore, quindi non c'è una regola fissa. Per scrivere un romanzo, non è detto che un capitolo sia necessariamente il seguito di quello precedente. Nel mio caso, ho lavorato tanto sui rimandi interni e appunto su quelle che io chiamo queste piccole epifanie che ogni tanto si innescano. Il capitolo iniziale è tutto un lungo presagio di quello che incontreremo. Dico lungo anche se il capitolo è molto breve, ma il sonno, insomma, rappresenta una fase di lentezza in cui si cade, e poi un personaggio di questo capitolo lo ritroviamo quasi alla fine. Chiaramente sta al lettore in qualche maniera a seguirmi in questo salto temporale, però capire appunto che a volte le voci dentro di noi ci mettono tanto tempo a parlare, a manifestarsi. Ehm,
Io invece volevo chiederti una piccola curiosità sullo stile, in particolar modo dei dialoghi, perché ho notato che all'interno della narrazione sono presenti tantissime forme gergali, Sì. ma non dialettali. E questa cosa mi incuriosiva molto, perché ad esempio a me piace molto quando uno scrittore utilizza il dialetto, perché trovo che riesca a creare anche una sorta di ancora più empatia con il lettore, anche se magari lui non lo capisce, però del senso del colore, della misura con cui si sono dette le cose. Invece, utilizzando solo la forma gergale, forse qualche sfumatura può sfuggire. Come mai c'è stata questa scelta, se c'è stata una scelta del genere? Beh, io sono toscana, quindi quella è la mia lingua. Però ecco, potrei dire che già un libro scritto da, questo va nel campanilismo spinto, ma già il libro scritto da una pistoiese rispetto a un libro scritto da un fiorentino cambia molto. Noi, alcune, noi non diciamo alcune, non abbiamo alcune espressioni fiorentine e generalmente insomma, si dice ed è così. Che l'italiano parlato venga dalle mie zone, quindi da quella piana che va poi dal pistoiese fino al lucchese, e quindi quella è la mia lingua. Cioè, per cui è più facile trovare un intercalare o alcune espressioni, non so, per esempio vispero o codesto, sicché, parole così, che non dialetto, perché il dialetto non c'è. Non so quali sono le espressioni gergali che ti hanno più colpito, però ecco, i miei personaggi parlano proprio in quel modo lì. E poi è anche il mondo che si rappresenta. Cosa voglio dire? Che qui ci sono, specialmente nella prima parte, molti bambini. E i bambini sono più corretti nel parlare la lingua spesso che non gli adulti, sono anche più attenti alle parole che scelgono, più corretti. Poi, questo detto all'interno di un panorama toscano, appunto. Se avessi fatto un romanzo dove invece una certa vita di provincia spicca di più, forse sarebbe subentrato anche più l'intercalare o quello che uno si aspetta, tipo la scia aspirata o certi articoli sostituiti. Però non so quali sono le espressioni gergali che ti avevano Ma colpito. guarda, adesso non ho il libro sotto mano perché l'ha rubato Andrea, però c'era, mi pare, proprio nel primo racconto un'espressione che Sì. mi ha colpito tantissimo, che era gergale, però mi sono detta, ma se c'era un corrispettivo dialettale, perché poi non avevi messo quello lì rispetto a questo tipo di forma qui. Spero che sono napoletana e quindi al dialetto do tantissima importanza perché mi aiuta a dare enfasi a quello che dico, quindi sarà deformazione in questo senso. No, ma io ti seguo benissimo, anche perché tra l'altro leggo anche tanta poesia, insomma, dialettale, quindi, però è proprio questo, che quella è la lingua, quella è la lingua. Perfetto. Io invece ho avuto un altro tipo di percezione. Infatti ho percepito come se ci fosse una visione deformata dei personaggi, come se ci fosse un io presente che in qualche modo andasse a cannibalizzare, se vogliamo dirla così, i personaggi di contorno. Poi mi sono chiesto che questo mi sono detto che questa scelta e comunque questa atmosfera che si va a creare dà una potenza devastante al romanzo. Però secondo me allo stesso momento mette un po' in secondo piano la trama. E trattandosi di un romanzo, mi sono chiesto, Francesca Matteoni si sarà chiesta se questo allontanarsi dalla trama, essendo un romanzo che assume quasi le vesti di un sogno, non possa allontanare un certo tipo di lettore? La risposta è no. Francesca Matteoni è un'incosciente. E qui no, non mi sono fatta. Guarda, mi dai le risposte te perché sì, è molto concepito come un sogno e nei sogni le trame si perdono. E qui dentro c'è un'unica grande trama e la trama è proprio la ridefinizione di un io senza, allora io spero, insomma, poi chiaramente uno può anche contraddirmi, senza un'idea titanica dell'io, senza un'idea di
io sovrastante o totalizzante, perché questo è un io che si vuole ridefinire e quindi che si pone un sacco di domande, che ha un sacco di dubbi, e il dubbio principale è dove sono nel mondo? Dove sono nel mondo se gli affetti vengono a mancare, se ciò che ho di più prezioso mi sfugge, se il mio capire gli altri, hai usato una parola molto forte che è cannibalizzare, però è un po' così, cioè che cosa capiamo degli altri? In fondo riusciamo a raccontarli solo quando non ci sono più, quindi quando agli altri subentra la nostra immaginazione. Chiaramente da un atto d'amore, però è un atto d'amore che poi viene trasformato nell'immaginazione. E appunto l'unica grande trama è questo, cioè ridefinire se stessi e ridefinire se stessi attraverso la perdita. Per fare questo, ahimè, è più difficile inserirlo dentro una trama in cui l'eroina si mette in viaggio, arriva nel posto X, incontra Y e Z e insieme non lo so, fanno una grande scoperta. No, è fatto proprio di continui ritorni, di luoghi, perché ci sono tanti luoghi e volti e persone che non si riesce mai ad abbandonare e sulle quali ci si interroga costantemente. In questo caso l'io, se io è un altro, insomma, prendendo la frase super nota di Rimbaud, io è un grande punto interrogativo e soltanto abbandonandolo in coloro che si è conosciuto si trova una qualche stabilità. Dal sogno, che è altamente instabile, si arriva forse a provare almeno a padroneggiarlo un pochino, ecco. Ecco, a proposito di questo grande punto interrogativo che è presente all'interno del romanzo, una cosa che mi sono chiesta io, a parte il fatto che sei stata, secondo me, coraggiosissima a scrivere e a pubblicare tutto ciò, perché si sente tantissimo che c'è stato tanto lavoro dietro. Proprio di ridefinizione di sé. E la cosa che mi sono chiesta è come si fa poi a mettere insieme e a razionalizzare tutto quello che è questo mondo interiore, queste emozioni che sono anche molto molto forti, visto che comunque stiamo parlando di un tipo di scrittura che a differenza della poesia è molto più oggettivante quella del romanzo, non è così Certo. soggettiva come una poesia e come magari ci sarebbe aspettati da una poetessa. Certo, e soprattutto non sta chiedendo al lettore, questo è il mio modo insomma di lavorare con la poesia, cioè non sta chiedendo al lettore di entrare nel suo personale riso, ma sta cercando di andare verso il lettore, quindi questo sì, ovviamente ho provato a farlo. Come si razionalizza? Dunque, ti direi che a un certo punto si fa e basta. A un certo punto occorre proprio darsi la misura di quello che si sta facendo e mettersi lì a lavorare e anche in modo un pochino crudele staccare la spina rispetto al portato sentimentale di certe vicende. Tu pensa che questo libro, che ora si chiama Tutti gli altri, in quel grande file che appunto venivo costruendo, insomma, negli anni, il titolo era Il mondo interiore. E quindi già, insomma, appunto, hai colto questo aspetto. È il fatto che siamo sempre, nostro malgrado, forse no, non lo so, esiliati, no, dal mondo e dagli altri, perché ciò che è davvero importante, ciò che da bambini chiamiamo i segreti, non lo racconti mai, e anche quando lo racconti, quello che gli altri percepiranno sarà il loro mondo interiore, non sarà il tuo. Risuonerà ad ognuno, e è questo che il romanzo poi deve fare, risuonerà ad ognuno secondo la sua esperienza, non secondo la mia. Ma tu, in quanto scrittore esigente che vuole essere amato, chiaramente speri questo. C'è una poesia di Percy Bysshe Shelley, che non cito a caso perché era un romantico inglese, beh, questo insomma si sa tutti dalla scuola, però è stato uno dei miei grandissimi amori, e
della prima adolescenza, quindi dei 13 anni, e in una poesia diceva qualcosa come i camaleonti e i poeti si assomigliano, però i camaleonti, quindi il cambiare costantemente, l'adattarsi anche, si cibano d'aria e di luce e i poeti di fama e d'amore. E laddove la fama, insomma, qualcuno forse la raggiunge, qualcuno no, l'amore chiaramente è veramente la roba che ti tiene vivo, è capire che la tua solitudine è compresa negli altri. E quando devi razionalizzare, devi dire, va bene, questa è solo una storia. Forse è anche la mia storia, ma mentre la scrivo è solo una storia. E tutto quello che io metto qui dentro, forse è stato vero, forse sarà vero, o forse è una grande bugia. Se fai questo, riesci a scrivere. Invece, domanda forse un po' banale, però si tratta, come abbiamo già detto, di un dolore tuo personale. Quando ti avevo visto alla presentazione di Torino, avevi esordito con un "ho scritto questo libro per affrontare il dolore", ma che allo stesso tempo riesce nella sua fantasticità a essere universale, a stravolgere il lettore. Mi sento di parlare anche a nome di Diana, ma a noi ha toccato molto. Quindi hai pensato all'effetto, nonostante fosse un dolore tuo, che poteva fare ai lettori, o siamo due casi isolati in questo? No, no, cioè, no, no, e devo dire questo, anzi io la cosa più bella che è venuta fuori dall'aver pubblicato questo libro è il calore che io ho letto in tante recensioni, in tante persone che mi hanno parlato, scritto privatamente, e l'impressione di aver toccato delle corde vive per le persone. Lo diceva Stieg Dagerman, lo diceva David Foster Wallace, l'avranno detto altri sicuramente, quello che vuoi alla fine è toccare il cuore del mondo. E lo racconti solo dicendo la verità. La verità non sta nei fatti, la verità sta proprio in quanto sistematicamente riesci a disarmarti, no? E forse ognuno di noi alla fine vuole soltanto essere disarmato. Il più grande coraggio è questo, è provare a disarmarsi a vicenda. Con la vita, insomma, e a rendersi anche, cioè, al fatto che la vita sia così, sia quello che è, indipendentemente da quanto siamo noi. Quindi sì, io ho avuto anche delle preoccupazioni riguardo alla ricezione dei lettori, però, sai, questo, ecco, questo, qui si entra veramente nella sfera personale. Io me ne sono sempre abbastanza infischiata del giudizio degli altri, questo nel senso superficiale, no? Poi toccare le persone è una cosa più profonda, quindi mi sono sempre vestita in un modo assolutamente singolare, ho sempre detto quello che pensavo, passando anche appunto a volte per personaggi naif, nella mia città più di uno, oh guarda arriva la folletta, arriva la fatina, arriva Campanellino, io sì. Poi magari dentro la borsa ho un pugnale, e la mia scrittura spesso è stato un pugnale, ma questo è un atto, è una forma di fedeltà alla bambina che ero, no? Che ho cercato di mantenere, e vestendomi un po' da maestrina dalla penna rossa, come dice appunto Vanni, mio editor, quando nei momenti di contrasto peggiore, questo mi dava della maestrina, se c'è qualcosa che prova ad insegnare e a mostrare agli altri siate fedeli a voi stessi, anche se non sappiamo mai che cosa siamo fino in fondo noi stessi, ecco. E invece ne volevamo approfittare come ultima domanda e riflessione sull'argomento. Volevamo approfittare appunto del fatto che tu alla fine sei poetessa e sei soprattutto una grande appassionata e lavori da sempre con il fantastico. Quindi volevamo appunto aprire, sfondare molto velocemente queste due porte, quindi chiedendoti per te cos'è la poesia attuale e soprattutto cos'è oggi il fantastico nella letteratura contemporanea? E quanto c'è di Allora, questo in tutti gli altri, soprattutto? Comunque. cos'è la poesia? Cos'è la poesia? Bah, che domandona, non lo so, io è così, la poesia è. Ti dico che cos'era la poesia quando ero piccola, è più facile, lo so.
era il modo per aprire il regno della magia. Perché il linguaggio è arbitrario, le parole sono qualcosa che noi scegliamo, in una poesia ogni parola ha il suo ruolo esatto e quindi è magica. Non la puoi spostare, altrimenti stravolge tutto, dà un ordine al mondo. E andare da un'altra parte, ecco, si scrive, ho scritto poesie per tanto tempo per andare da un'altra parte, che non è fuggire, è proprio andare da un'altra parte, cioè quindi anche prendere distanza e vedere le cose in un modo in cui mentre ci sei dentro non riesci a percepire e anche tirar fuori tutta quella pesantezza, quella crudeltà, anche quella rabbia, quella ferocia che come essere umano, quindi essere che appartiene alla natura, che della natura incorpora la violenza, c'hai dentro, no? Nella scrittura la violenza, almeno nella mia scrittura, la violenza spesso viene fuori in modo abbastanza evidente. E il fantastico, ti ho detto, insomma, io volevo andare nel mondo delle fate da bambina, volevo andare nell'isola che non c'è, cioè, ho sempre voluto fare. È un modo per dirsi ciò che avviene intorno a noi, per assurdo, è un modo per far diventare vero quello che c'è intorno a noi, perché la realtà è incomprensibile, il dolore è incomprensibile, il dolore ti rende muto e cambia la tua storia del mondo. Hai bisogno di raccontare una specie di fiaba per accettarlo e per starci dentro. Cito un esempio di esempio non né di un poeta, guarda, né di uno scrittore di fiabe, ma di una cantautrice che è stata molto importante per buona parte della mia vita, che è Patti Smith, che tra l'altro scrive dei bellissimi, ha scritto anche dei bellissimi libri, non tutti. Però i romanzi sono belli, insomma, l'ultimo specialmente è bello, e ripercorre questa sua vita costellata da perdite anche lei. E penso sia la prima volta che cito Patti Smith, sentila. Però c'è un libretto molto piccolo e particolare, tra l'altro la ne ha fatto dei CD con i My Bloody Valentine, che è Il Mar dei Coralli, ed è una fiaba. È la fiaba con cui lei si racconta la morte del suo amico Mapplethorpe. Sperando di avervi incuriosito, vi invito a leggere di cuore il romanzo, quindi tutti gli altri, ma prima vi invito a ponderare bene la vostra scelta. Tutti gli altri è stato un viaggio doloroso, un viaggio di perdita tra poesia, il fantastico e quel senso di vita che mai ci dovrebbe abbandonare, dalla giovane età all'età adulta. Francesca, grazie di Ciao a cuore per la tutti. chiacchierata. Grazie a voi, Ciao. grazie. A Ciao, presto. grazie. Ciao, ciao. Ciao, ciao.